pronti? Si parte, Marcè. Prontissimi. Ma tu riesci ad inquadrarmi a me? Cioè, noi stiamo andando a fare il disco. Cioè, questa è la prima partenza stamattina. Attendo a quando farà la retromarcia. Ma infatti devo guardare gli specchietti. Va bene, sarebbe il caso di tamponare come prima. Ma dove stiamo andando, Francesco? Stiamo andando al Rango Sonic Studio. A Rango Sonic Studio di Stefano Mugliura. Simonetta in arte. Scusami, Mugliura. Mugliura. Ce la farei. Ce la faremo. Cioè, ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao. A dopo. L'Occisano, cosa hai preso? Cosa hai preso, L'Occisano? Perché Mugliura vuole la carta igienica. Non ho capito questa coincidenza con il fatto che dobbiamo iniziare a registrare il disco. È strana. Occisano, ma abbiamo preso tutto. Guarda, di solito è mia prassi dimenticare sempre qualcosa, la dimentico. Ma speriamo bene che non abbiamo dimenticato niente. Ma lo sai che ci ferma la polizia e ci vede questa cosa? Ma non ci possono dire niente, perché tu stai guidando, non ti distrai e sono io che faccio. Non dico che sei tu che mi distrai. No, io perché mica siamo in un pullman che c'è scritto non guidare, non parlare all'autista, scusami. Eravamo nel pullman dove c'è scritto non mi è vietato parlare all'autista. Bella curva, bella filata, Dobbiamo portare questo a Mugliura. Stiamo arrivando da Stefano. Eccolo qua. Stefano, ti abbiamo portato un regalo. A Mugliura. Consegniamo il premio d'onore. Grazie. Sono molto felice di con voi. Yeah! Fa un po' caldino. Entra che qua bisogna. Ha pulito tutto Mugliura. L'Arango, la vedi là? Arango Sound Studio. Che fai? Vediamo se ci siamo. Siamo pronti? Tu sei pronto? Abbastanza. Okay. Un saluto per la stampa. Salve ragazzi, benvenuti all'Arango Sonic Studio. E siamo qui per registrare il disco di L'Occisano, De Carolis. L'Occisano, come ti senti per questo disco? Sono contento, vieni con me che ti faccio vedere. Cosa mi fai vedere? Visto, questo è praticamente il nostro settaggio. Noi qua. Qua c'è Marcello, qua ci sono io, sono le nostre chitarre. Ora metti la telecamera sulla che dice? Ci facciamo una oscilla, no, perché l'abbiamo già fatto. Cosa ci facciamo? Dopo. Cosa ci facciamo? Lo ci sa. Allora, abbiamo finito questo primo giorno? Sì, come vedi sto ancora fumando, non ho ancora smesso. Allora, sì, abbiamo finito. Primo microfono, se ne va. Mi passi l'accordatore?
Bene, sì. Non ci sa a che punto siamo. Allora, siamo al punto di andare a fare queste benedette fotografie. Noi abbiamo avuto delle idee che possiamo dire rappresentano un po' lo spirito di, della cascata del suono che ascolterete nel disco, no? Quindi tanta informazione, tanto suono, tanto metallo, tanto legno della nostra chitarra battente, quindi le nostre mani sono le artefici di questo pensiero sonoro, no? Di conseguenza andremo ad involtrare le nostre mani, ma anche le nostre facce da brutti ceffi. Per forza. E quindi a dopo ci cambiamo prima? Ci cambiamo prima, però diciamolo, Marce. Quanti giorni è che siamo chiusi dentro per fare questo mix? Siamo stati in quarantena. Quarantena di 4-5 giorni. Oggi è martedì. 5 giorni. Abbiamo fatto venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì. Oggi si chiude questa quarantena che è potenza. La mia continuerà gioiosa, ovviamente, perché rientra a potenza. E tu a potenza. Potenza. Per me questo disco è un punto fermo, è un punto importante, perché dopo anni di ricerca su uno strumento così affascinante finalmente si concretizza un suono preciso. È un suono che desidero e che sogno da anni. Ci cambiamo? Vai, ci cambiamo! Ho finito questo buco.